OS 2023 continua. Ci troviamo allo stand della torrefazione Covim SPA, un'azienda genovese che è sul mercato dal 1990 ed è cresciuta tantissimo. Ce lo racconta uno degli amministratori, Luca Solari. Caro Luca, sono diversi anni che io e te non ci incontriamo ai nostri microfoni ed è arrivato il momento di farci raccontare da te, da una parte, le ultime novità presentate proprio in questa occasione, dall'altra anche tutte quelle che nel corso di questi 4 anni abbiamo qui e lì raccontato attraverso i nostri strumenti digitali e cartacei, ma che non sono ancora stati raccontati dalla tua voce. È il tuo momento. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, presentiamo il nostro rebranding, totale cambio d'immagine, una scelta iniziata già da qualche anno e che qua ad Ost ha trovato il suo coronamento, ovviamente per la messa a terra di tutti i particolari, fine imballi eccetera, ci sarà ancora un po' di smaltimento, ancora qualche mese, però qua ci siamo presentati, l'immagine è piaciuta, nessuno ha mosso critiche e quindi vuol dire che forse l'abbiamo azzeccata, siamo tutti effettivamente molto, molto stimolati. E questo pensiamo che ci aiuti ad uscire da questi anni bui, sia per il Covid e sia per il problema degli approvvigionamenti, dei rincari dei costi, dell'andamento delle materie prime, dei caffè verdi, delle valute, chi più ne ha ne metta. E però il nuovo brand pensiamo che ci possa aiutare sia nei nostri canali di riferimento, che sono il bar dove Oreca, dove siamo nati e vantiamo una grande tradizione soprattutto per caffè di alta qualità, stessa qualità che poi abbiamo riversato nei canali vending e nei canali della GDO. Anche qua il nuovo brand pensiamo ci darà sicuramente un impulso. A tutto ciò le novità non sono finite, perché abbiamo intanto dei lavori nella nostra unità produttiva che stanno per terminare finalmente, anche questi iniziati da parecchio tempo, erano iniziati con un nuovo magazzino di stoccaggio del caffè verde con impianto di pulitura così importante per il canale vending e a cui noi siamo sempre stati molto attenti, e il nuovo polo logistico che entrerà appunto in funzione entro la fine di novembre dovrebbe permetterci di acquisire una efficienza, un controllo anche della tracciabilità dei prodotti e quant'altro veramente che poche aziende del nostro settore possono vantare. A tutto ciò aggiungiamo un'altra novità che posso dire in anteprima, che chiuderemo la nostra sede commerciale amministrativa di Genova per portare, unificare tutto, quindi faremo nuovi uffici presso il nostro stabilimento che è a 25 km all'interno di Genova. Quindi sede unica, brand nuovo, impianti efficienti, qualità che cerchiamo sempre di mantenere al top e pedalare. Beh, costruzione, evoluzione, novità per Covim sono ormai un must. Voi siete continuamente alla ricerca del caffè perfetto, della realizzazione della miscela perfetta, e a questo punto anche con l'immagine, quella che vedo mostrata in tutto lo stand, complimenti, stand bellissimo. Grazie. Davvero molto molto rappresentativo. È il momento, direi, a questo punto di andare a gustare una delle miscele che sta preparando il barman alle nostre spalle. A quale miscela saremo sottoposti in questo caso?
Beh, nel canale Horeca noi ci vantiamo del nostro 100% arabica, la miscela Smeraldo, a cui teniamo particolarmente, che è un po' anche la nostra storia, e quindi ti faremo degustare un 100% arabica Smeraldo. Ed ecco che è pronto il caffè, il barman Gianluca molto diligentemente, eccolo qui, perfetto. Allora noi vi lasciamo gustando la nuova miscela proposta qui a Oz 2023 insieme a Luca Solari, che ringrazio, e poi andiamo a fare altre interviste ancora per continuare i nostri reportage. Grazie Luca. Grazie a voi e buon caffè.